Pokémon Go darà un contributo limitato alla trimestrale di Nintendo. L'annuncio, dato dallo stesso gruppo giapponese, ha avuto immediate ripercussioni sull'andamento del titolo in borsa. A Tokyo le azioni sono crollate del 18%. L'applicazione infatti è stata realizzata dalla statunitense Niantic, che i diritti sono di proprietà della società Pokémon Co., della quale Nintendo detiene solo il 32%. Il problema è come monetizzare queste cose, ma penso che Nintendo abbia creato un precedente e spero che nel futuro riusciranno a capitalizzare. Il titolo del gigante nipponico, inventore 20 anni fa dei mostriciattoli tascabili, dal 6 luglio, giorno del lancio negli Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, è cresciuto del 60%. Penso che con Pokémon Go abbiano creato un precedente. Un'azienda che produce console può entrare nel mondo del gioco online, e per di più un gioco di realtà aumentata. Hanno dimostrato che si può fare del business e lo potrebbero fare anche con altri personaggi, in grado di passare dalla console al mondo del gioco online e delle console portatili. L'applicazione è disponibile in più di 40 paesi e Pokémon Go ha già sedotto milioni di persone. Facile immaginare che dopo Pikachu e compagni, Nintendo proverà a far scoppiare la mania virtuale di Super Mario.